l'azienda si chiama Domus Verona, è un'azienda basata appunto nella città di Verona e ci occupiamo di affitti brevi dal 2018, fine 2017, inizio 2018 e fondamentalmente diciamo che l'idea è quella di posizionarci nel settore del lusso degli affitti brevi, quindi tutte le strutture che abbiamo hanno un unico denominatore comune che è quello di riuscire a ricreare un ambiente diciamo di comfort per un tipo di cliente fondamentalmente straniero che viene in Italia per fare le vacanze. Ecco, quindi l'idea è stata quella di percorrere il mondo degli affitti brevi, però posizionandoci su un taglio alto barra medio alto. Disponiamo di 25 strutture. Che sono fondamentalmente appartamenti situati nel centro storico di Verona, tra Piazza delle Erbe, Piazza Bra, Via Mazzini, Via Cappello, quindi sono tutte zone molto molto centrali perché tra la strategia del posizionamento e la strategia legata, diciamo, all'ambiente lusso, l'altro denominatore comune è quello della location, nel senso che puntiamo solo ed esclusivamente per residenze che hanno una centralità nella città di Verona, e quindi la location è un altro elemento molto molto importante sul quale contiamo. Venendo fuori poi da un periodo post-Covid dove non c'era fondamentalmente nessuna certezza, sia sul discorso prezzi competitor, perché tanti avevano abbandonato, tanti erano insicuri di riaprire, quindi c'era, diciamo, una instabilità nel monitorare quello che era il nostro competitor di zona e soprattutto c'era un'instabilità perché non sapevamo diciamo, gli eventi arena e post arena quali avrebbero, diciamo, dato conferma, quali invece avrebbero, diciamo, posticipato. Insomma, su questa insicurezza, devo dire la verità, PriceLab ci è venuto in grosso, grosso supporto. Noi siamo molto contenti del servizio di PriceLab perché abbiamo visto proprio un salto di qualità dal punto di vista del fatturato della singola struttura, ma non solo in ottica di fatturato totale, ma in ottica di aumento di scontrino medio, in ottica di marginalità, che poi fondamentalmente è la cosa più importante da valutare nel momento che viene considerata ogni struttura una mini azienda che ha un suo fatturato con dei suoi costi, la marginalità che viene a generare riuscendo a performare meglio la singola data del singolo giorno durante il mese. E fa fare il salto di qualità perché poi permette di poter crescere all'azienda, perché poi fondamentalmente gli utili che si vengono a generare si possono andare a reinvestire andare a ingrandire quella che è il portafoglio strutture. Come hai visto, da quando siamo partiti che ne avevamo meno di 10, oggi siamo a 25 nell'arco di un anno e mezzo. Quindi parte di questo successo è dovuto anche all'utilizzo di PriceLab e al fatturato, diciamo, in termini di marginalità che è riuscito a generare sulla singola struttura. Quindi io lo consiglio per diciamo, non trovarsi impreparati sulle evoluzioni del mercato che crea eventi, li cancella, li cambia. E quindi avere uno strumento come Price serve per avere una pianificazione su almeno i 90-120 giorni. Questo è un primo elemento. La seconda cosa è appunto quella di non avere come punto di riferimento magari bandiere sbagliate, perché fino a prima di Price si tenevano diciamo in rapporto quelli che erano i competitor di zona, non sapendo poi loro le strategie che utilizzavano e i prezzi di riferimento da dove venivano fuori. Ecco, quindi quello di avere un punto di riferimento che analizza un mercato molto ampio e ti suggerisce stagionalità, prezzi e quant'altro è sicuramente un elemento rafforzativo che consiglio a fondamentalmente
fondamentalmente a chi fa questo lavoro.